Cari figlioli, salve, ben ritrovati. Siamo qui vicino alla nostra gigamente, quel cervello con zampette che ha degli scudi pazzeschi ed è davvero molto ostico. In quanti secondi riusciremo a farlo fuori? Beh, scopriamolo. Prima vi faccio vedere invece la mia build. Come sempre utilizzo la build che va a maxare il danno colpo critico, quindi facciamo davvero tanto danno colpendo il colpo critico. Vi faccio vedere che cosa sto utilizzando. Particolarmente utilizzo questo scudo qui, che ci permette di stare all'interno di zone con scariche elettriche senza patire nulla. Come vedete, converte il 100% del danno in scudo, quindi a noi ci va benissimo. Utilizzeremo delle granate per abbassare i suoi scudi, ci metteremo all'interno di quella zona, tanto non patiamo le scosse elettriche. Beh, poi ho il mio classico mod che ci aumenta danno arma e danno colpo critico. E poi, beh, qui ci andrebbe un manufatto che migliora il danno elettrico. Io ora come ora non ce l'ho sotto mano, quindi vabbè, facciamo a meno. In alternativa si può mettere un qualcosa che va a maxare la nostra arma. Io per l'occasione utilizzo, non necessariamente, però utilizzo questa mitraglietta qui con funzione gelo che fa decisamente tanto danno. E se becchiamo il colpo critico, come vedete, non dura assolutamente nulla. Ok, ci siamo fatti fuori anche gli altri. Ovviamente ci troviamo in modalità vero cacciatore e Chaos 2. Qua c'è il bug delle armi tutte una sopra l'altra, mannaccia la peppina. Ci ha dato il whisky Tango Foxtrot come scudo arma leggendaria. Ovviamente il video è registrato in modalità multiplayer, quindi non ho staccato la connessione per sfruttare le vecchie versioni. È aggiornata l'ultima patch di oggi e devo dire che in questo modo è facilissimo farmare punti, armi leggendarie, iridium e tutto quello che ci droppa questo boss, che come sapete ha quell'arma unica particolarissima, se non sbaglio Gun XXL, qualcosa del genere, che lanciata per terra diventa una torretta a forma di cervello fantastica. E direi che anche questo boss l'abbiamo fatto fuori facilmente, abbiamo trovato il suo punto debole in modo per sconfiggerlo in pochissimi secondi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e condividete, e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao a tutti!